per quello che si sta vivendo, la guerra in Ucraina, ma anche lo scacchiere geopolitico in cui tutto sta avvenendo. Lando Maria Sileoni ci riporta sempre poi alla materialità dei problemi che riguardano i correntisti e i cittadini comuni come noi, il segretario generale della Federazione Autonoma Bancari Italiani. Tutto questo caos generato dalla banca californiana, che riverberi ha avuto sugli italiani comuni, diciamo così? Buongiorno Sileoni. Veramente niente, il problema è parte e a monte, sia per quanto riguarda la Fed sia per quanto riguarda la BCE, perché l'inflazione è vero che va contrastata, ma ci vuole una cura che non abbia fretta, ecco, il sostantivo fretta è, penso che sia la parola chiave, cioè? Qui è stata messa in piedi da parte prima della Fed e poi dalla parte della BCE un'operazione chirurgica senza anestesia. E questo sta producendo, come giustamente... Cioè lei si riferisce al rialzo dei tassi? Ma certamente, qui ci sono famiglie, noi siamo a contatto con la clientela tutti i giorni, ma qui ci sono famiglie e imprese che sono veramente nei guai, rate più care, poi ci sono gli stipendi fermi, dei contratti nazionali fermi da meno 6-7 anni. D'altra parte, Sileoni, come la fermi l'inflazione però? Bisogna mettere in piedi, questa è la domanda dalle mille pistole, bisogna mettere in piedi una politica meno aggressiva, perché se esiste soltanto questa politica di mettere in crisi le persone più deboli, le fasce sociali più deboli, è chiaro che questa non è una cura valida. Non possiamo far pagare il prezzo di certe situazioni alle fasce deboli più povere. D'altra parte, diciamo, l'inflazione colpisce proprio quelle fasce, soprattutto. Sì, ho capito, ma servono politiche fiscali dei governi, servono meno tasse, servirebbe una rivisitazione completa di come va in qualche modo affrontato questo problema. Lei tenga presente quando lei all'inizio parlava, no, che questa è una crisi dove i social hanno avuto un ruolo estremamente significativo. Il passaparola c'è stato attraverso i social, in poche ore 40.000 clienti hanno portato via 42 miliardi di dollari. Insomma, il problema è proprio questo: cercare di trovare delle soluzioni che non penalizzino in poco tempo le persone più deboli. Senta Sileoni, c'è una domanda che viene posta dai nostri ascoltatori, che le giro, ma noi piccoli risparmiatori come possiamo anzitutto, e poi come possiamo fidarci delle banche che ci sembrano delle entità astratte e lontane? Il sistema bancario italiano, dicevano Binismaghi e Nicastro, in realtà dopo le regole approvate negli ultimi anni è sicuro, io tenderei a rassicurarli, giusto? Sì, il settore bancario italiano è estremamente sicuro, forse è uno dei più sicuri che esiste. Poi c'è un altro ragionamento: le banche italiane hanno un indice di liquidità molto alto, pari al 160%, molto, molto di più del livello minimo che è previsto, che è pari al 100%, quindi insomma dispongono di molta liquidità e quindi molto oltre i minimi stabiliti dalle leggi, e la nostra vigilanza è molto attenta, quindi noi da questo punto di vista siamo abbastanza tranquilli. Il problema è non far pagare il costo dell'inflazione, l'aumento del costo del denaro alle fasce più deboli. Sì. Qui deve entrare in ballo la politica, ma anche rispetto allo stesso. Guardi, questo è interessante, Sileoni, perché in discussione in questi giorni, lo sapete, oggi va in preconsiglio, domani in Consiglio dei Ministri, la riforma fiscale. Sileoni toccava il tema del fisco, noi domani immagino che lo faremo a nostra volta. Lando Maria Sileoni, Roberto Nicastro, Lorenzo Binismaghi, Mariangela Pira, grazie per aver animato questa parte di Radio Anch'io.